dalla guerra del 45, io ero piccolo, avevo 7-8 anni. Quindi parliamo dell'occupazione. Allora sono andato a casa di mio nonno che faceva il contadino, perché da casa mia non c'era niente da mangiare. Qui a Fusignano, no? Ho Siamo sempre a Fusignano, provincia di Ravenna, quindi Fusignano. l'occupazione nazista tedesca. Dopo a casa di mio nonno è venuto il comando tedesco e ci ha mandato via, e siamo andati a casa del suo padrone a vivere sulla strada di Lugo. Perché c'era questo fiume Senio, no? Il fiume Senio che divideva la parte di qua, dalla Sì, parte della Rossetta di Bagnacavallo, c'erano gli alleati, mi dicevi? no, i tedeschi erano di qua, di là c'erano gli alleati. C'è stato più di un anno e Ok, 1 anno e mezzo, ok. Quindi praticamente loro cosa entravano nelle vostre case? mezzo. Allora loro venivano nelle nostre case e volevano tutto quello che c'era, altrimenti ti picchiavano e poi rubavano anche dei vitelli, li ammazzavano per mangiarci un po' di carne, il resto lo andava a lasciare andata male. Quindi diciamo tutto il cibo che avevate per voi, di prima scelta, se lo mangiavano loro. A voi cosa vi lasciavano? I resti? Le galline le volevano loro, mia nonna le pelava e poi ci teneva il magone, le budelle, il collo, la testa, quelle le mangiavamo noi. Quindi tua nonna, cioè, preparava per loro il cibo? Sì, lo preparava, lo E cuoceva per voi i loro rimasugli, le parti e interiori, le sì, parti di seco? le rimanenze le mangiavamo noi perché non c'era altro. Ho capito. E quando loro occupavano la tua casa, tu cosa sei dovuto andare da tuo zio, Siamo dicevi? andati dietro la strada di Lugo, che c'era il suo, ci abitava il suo padrone. Ok, ma quindi gli avete lasciato la casa loro? Sì, siamo andati via una notte col carro e due mucche. Ah, siete proprio Sì, scappati? siamo dovuti andare via di lì, ci hanno mandati via, Ah, fuori. E proprio loro fuori. siamo andati a finire là, che là c'erano, venivano a dormire anche quelli della Luppa, i prigionieri dei tedeschi, erano i suoi Ah. soldati anche quelli. Perché lei dove dormivo io mi Cioè, i hanno prigionieri dei tedeschi della Lupa erano italiani? Cioè, che combattevano? No, erano forestieri. E avevano i bidocchi, mi hanno attaccato i bidocchi, dei scaldori nella schiena, che mi sembrava di morire. I tedeschi hanno i pidocchi, Sì, i i prigionieri. prigionieri. E Asta. mi hanno. Mia nonna non capiva cos'era. Fortuna che dopo pochi 15 giorni mia mamma ha mandato un uomo che era amica a prendermi. Lei ha Sì. visto che ero in un vaso dei bidocchi, le maglie piene di bidocchi, di uova di bidocchi. E mi sanguavano, mi mangiavano tutti i sangue. Ma questi prigionieri che dicevi che ti hanno portato erano prigionieri dei tedeschi, no? Che portavano con loro Erano nei... chiamati quella della Luppa, erano suoi prigionieri tedeschi che facevano anche da soldato. Li Ah. mandavano in fronte davanti a loro. Ah, ok. Ma quindi anche loro occupavano quindi la zona e mangiavano con loro, con i Con i tedeschi? tedeschi, sì. E i tedeschi, diciamo, cosa avevano? Mi raccontavi della storia delle caramelline, no? Avevano queste Vabbè, caramelline? quando ero a casa ancora di mio nonno, Sì. avevo un vasetto di caramelline lì, l'hanno posate sul comò, Perché però ciascun tedesco, ciascun soldato le aveva queste quando caramelline? non c'era il tedesco, le ho comprese un bel pugnetto, e dopo lo sono accorti, quando mi hanno visto, ormai mi mangiavano vivo, da una sgridata sempre grande. Ok, però non ti hanno menato, cioè non No, te... però insomma, mi ha fatto una bella paura. Ah, e parlavano in tedesco con loro, Sì, io non capivo cosa dicevano. Quindi diciamo, dopo quanto tempo tu, cioè l'occupazione, ti ricordi quando è iniziata, cioè quando loro sono arrivati, i tedeschi, il giorno che sono No, arrivati? il giorno no. No, perché tu Io quanti anni avevi? Eri piccolo avevo comunque, 7-8 anni. 7-8 anni, e dopo quanto tempo hai lasciato la tua casa per andare in quell'altra che dicevi che sei scappato la notte con... Ma dopo 2 mesi massimo, perché lì anche una notte è arrivato, chiamato la cicogna che bombardava giù delle bombe, e una bomba è caduta proprio sul tetto di mio nonno, dove c'è loro sotto, c'è nel letto. Fortuna Quindi i bombardamenti degli americani, dici, degli alleati? dei tedeschi. Ah, ok, prima durante l'occupazione, Sì, cioè sì, per sì. tenere Che il territorio. vivono la gente che non era dalla sua parte, li picchiava. Ah, ok, quindi c'era questa... Una volta hanno trovato uno
che non aveva paura, che aveva la pistola, allora loro volevano picchiarlo, si è buttato nel posto, ha cominciato a sparare. Cos'era, uno della resistenza, era un italiano? Era un italiano di qui, era capate questo dottore, era un imbasone, da Lancioni. Poi è andato in prigione, ci ha catturato dai tedeschi praticamente? No, in prigione ci è andato, dopo finita la guerra, perché andava a caccia nella riserva. Ti ricordi anche un po', diciamo, la parte finale dell'occupazione, quando c'era questa, appunto, questa linea del Senio, che è il fiume che abbiamo qua, dalla parte di Dai delle Acque, questa guerra? È stato tutto un bombardamento. Noi dicevamo in una borgata, e allora quegli uomini anziani avevano costruito un rifugio con della terra e dei tronchi di albero coperti con della paglia, della legna e dall'altra terra, e ci siamo salvati lì dentro perché è stato un bombardamento tremendo. Ok, e quindi diciamo che c'è stato questo grande bombardamento e poi dopo c'è stata la liberazione. Dopo poco è stata la liberazione perché i tedeschi hanno cominciato a ritirarsi, ecco. E quando si sono ritirati i tedeschi cosa hanno lasciato? Tutto distrutto? Distruggevano oppure si sono ritirati velocemente? No, velocemente, quello che avevano distrutto l'avevano distrutto prima. Hanno fatto saltare tanti ponti, anche quello di Pusinano l'hanno fatto saltare. Ah, non l'hanno fatto saltare. Perché non venissero, sono di qua. Cioè questo qui di Masiera, dici? Quello di Pusinano, quello del Fonsine, tutti questi ponti. Tutti questi ponti qua. Sul fiume. Ah, perché anche il Fonsine era occupato. Ah, sì. E sul fatto delle mine del Senio, ti ricordi qualcosa? Un posto delle mine, so che anche dopo l'occupazione, quindi già negli anni 50, continuavano a saltare la gente. Le mine, so che c'erano dei sminatori, c'è stato anche uno del Pusinano che era sminatore, e è saltato per aria con una mina, è stato in fumo. Okay. E poi dopo non so altro di guerra, di cose così. Non ti ricordi altro, sempre legato a quel periodo, qualche particolare? Non so, quando c'era la neve mangiavate, mi sembra che avevi detto, la carne del gatto, che non avevate niente da mangiare. Si mangiava un po' di fagioli, un po' di patate, il gatto l'abbiamo mangiato anche dopo, quando è venuto a casa mio babbo, che era 8 anni, che era nei soldati, che non poteva venire perché a causa del fiume, se attraversava il fiume si faceva ammazzare dei tedeschi. Ho capito. E allora abbiamo mangiato anche dei gatti arrosto. Osta, come erano buoni. Si mettevano sotto la neve 8 giorni, che loro non c'erano i frigo, e poi cotti arrosto le portava al forno, cuocerli, era buonissimo. Erano buoni. Quindi 8 giorni sotto la neve per perdere quell'odore della carne. Per perdere, sì. Ho capito. E finita quindi questa occupazione, quindi questa, comunque è stato un periodo di sofferenza, da quello che ho capito. Sì. Di miseria, di fame e di paura. Mentre prima dell'occupazione non si stava così male, cioè si stava... No, anche io ero i primi anni che andavo a scuola, perché non c'era ancora la guerra, si stava abbastanza bene, solo che dopo, quando ho fatto la seconda, cominciavano a venire degli apparecchi in ricognizione, allora avevamo una maestra paurosa, si mise in paura e non venne più a scuola, allora quindi chiusero la scuola. Io ho saputo che c'erano i partigiani, si erano ridotti nel palazzone, nella bovaria del palazzone, per festeggiare. Il palazzone è un'azienda agricola. Ah, qua sempre a Fusignano? Sì, là dalla parte 18. Per festeggiare quando si sono ritirati i tedeschi? Si sono trovati, no, i tedeschi c'erano ancora. E invece Fusignano l'avevano parato un grande, lo chiamavano un uomo, non c'era del tutto nella testa. E ha fatto la spia, allora i tedeschi li hanno conserciati e hanno cominciato a sparare, i partigiani hanno tentato a scappare, ma si sono fatti ammazzare tutti. Ostalo, quindi praticamente sono morti tutti quelli lì, sì, sì, nel, sì, palazzone. E dopo, poi, dopo la guerra, questo Nunone l'hanno ucciso i partigiani per vendicarsi, perché aveva fatto la spia, l'aveva fatto ammazzare. Aveva fatto questa spia dei partigiani? Sì, ecco, quindi c'erano ridotti. Quindi il periodo subito dopo la fine, quindi, della guerra, quindi la fine dell'occupazione, la fine della guerra, quando praticamente un po' le zone sono comandate da dei partigiani, no? dai comunisti, sì. La zona rossa, anche quello comunque è stato un periodo, diciamo, un po' di terrore, soprattutto per chi era primo fascista, no? Perché c'erano queste rivendicazioni. Cercavano i fascisti, perché mi ricordo che uno che era la guardia, dopo è stato il Igeve Eschisai.
Ah, l'hanno ucciso. Gli avevano fatto bere l'olio di ricino, mandare giù proprio tutto. Questi partigiani dopo la fine della Sì, guerra. sì. Allora lui, quando è andato da corpo, l'ha tenuto da conto in una bottiglia. Dopo la guerra, quando è finita la guerra, ha preso quelli che gli avevano fatto bere questo Sì. coso e gli ha fatto bere la sua cagata. Osta, Gli ha addirittura. infilato la bocca e fatto mandare giù tutto. Ti ricordi altro dopo la fine della guerra di comunisti, comunisti, diciamo i partigiani, ecco, che le rivendicazioni, le uccisioni dei So fascisti, di chi era che rimasto? hanno cercato, anche se certe donne che si erano messe con i tedeschi, le hanno prese, le hanno tagliati i capelli a raggi. Però non le hanno uccise? No, non le hanno, solo rase, che dopo era una vergogna a tirare in giro a testa rasata. Ti ricordi altro, altre cose che vuoi aggiungere, sempre di quel periodo, Ah, oppure? quando eravamo ancora, c'era ancora la guerra, c'erano tutti gli anziani, una sera che erano seduti in terra che giocavano a carte. E allora ho Ok. cominciato a arrivare le bombe come si chiamano dei E tu eri lì? Cioè, ero lì che ci guardavo, allora è arrivata una bomba o due, un po' proprio in là. Siamo scappati dentro. Quando siamo andati dentro è caduta una bomba lì in mezzo dove giocavano le Osta. carte. Si facevano ammazzare tutti. E Quindi lì sono. una bomba del mortaio, che le buttano in alto e E vengono giù. queste bombe le stanno buttando i tedeschi per occupare la zona? O Ma penso che gli erano alleati? gli alleati. Quindi gli alleati buttavano proprio le bombe sui civili anche, Ah, non sulle. si guardava niente, loro pensavano che ci fossero dei tedeschi e loro Vabbè, però buttavano c'eravate voi che giocavate a carte, loro la bomba. Ah, buttavano loro non si vedeva comunque. perché eravamo di dietro la casa voltata, loro eravamo qua di dietro, la Loro. fronte era da davanti, però il mortaio venivano giù a picco. E quindi tu li hai visti morire queste persone? Se sono morti o si sono No, salvati? quelli che è scoppiato eravamo andati dentro, non è morto nessuno. Ah, ma dentro dove? C'era un bunker? C'era un rifugio lì, quel rifugio che ci dormivamo la notte e il giorno stavamo lì Ma il rifugio dentro, era vostro oppure un rifugio l'avevano comune? fatto gli anziani, come ho detto prima, era un mucchio di terra, poi dei tronchi d'albero, poi fascine, poi terra ancora sopra, e così. Ho capito, un rifugio un po' Sì, e artigianale. da allora c'era mica tanto da scherzare. E diciamo l'autorità, la pubblica amministrazione, il comune di Fusignano faceva qualcosa durante l'occupazione? C'erano i carabinieri, la polizia, c'era un minimo di. Ah, non so, perché so che i tedeschi hanno ammazzato anche un sindaco di Fusignano, loro hanno ammazzato, Ah, non so se forse. sono stati i tedeschi o i fascisti, insomma. Quindi diciamo che diciamo, l'autorità erano durante l'occupazione, ovviamente, cioè i tedeschi, quindi non c'era neanche la possibilità di rivendicare un minimo di diritti, non c'era. Ok, Quindi era allora proprio tutto così allo bisognava sbando. cercare di stare sempre nascosti, coperti, da non si fa, meno ti facevi vedere, meglio era. Meglio era. Va bene allora, altro da aggiungere? No, dopo noi, dopo che è venuto a casa mio babbo, mi ha preso la casa lì alla Casa Roche, che poi era stata Sì. buttata giù, perché i tedeschi buttavano giù tutti i coperchi, i piani di mezzo per cavare Le tegole? le travi di legno Ah, le grandi, travi. Per cosa gli grandi, servivano che non so le se si servissero per fare dei bunker per travi? loro, Ah, per addirittura. le guerre. E allora lì mio babbo dovette sgombrare con la carriola tutte queste mucche di pietre, che faceva un gran buco nel cortile, poi li scappellì tutti dentro. E poi dopo, piano piano, ci hanno cominciato a metterlo a A posto, una metà ricostruire. alla volta, e Ma siamo questa è la andati nuova casa dopo l'occupazione. dopo Cioè, l'occupazione. lì Sì. c'erano andati i tedeschi, quindi avevano Lì occupato. c'erano sempre i tedeschi, anche nelle case, nella notte venivano a battere. Una notte sono venuto in casa, che c'era la mia zia Maria e mia mamma lì dal cuoco, un tedesco sembrava che avesse delle voglie. E allora mi andavano a chiamare il comando, ma il tedesco mi prese per la mano e mi tenne lì anche me, dove dopo si convince se ne andò senza farmi niente. Ah, cioè, quindi volevano quasi violentarle, Sì, diciamo, mi però poi non pensavo. hanno fatto nulla. No, era solo uno, però quando ho visto che andavo per andare a chiamare il comando mi ha bloccato. Finiamo, quindi spero che comunque il video vi sia piaciuto. Questa è stata raccontata in diretta da Giovanni Guerrini, no? Di Fusignano, che è l'età di. Tu sei del 30. 35. Lasciate un like se vi è piaciuto il video e alla prossima.